Siccità, si può ridurre utilizzando le giuste macchine agricole? Se solo smettesse di piovere. Non può piovere per sempre. Ciao, sono Lorenzo. Stiamo attraversando uno degli anni più siccitosi della nostra storia. Una situazione che obbliga tutti quanti a profonde riflessioni sull'utilizzo delle risorse idriche. L'agricoltura in primis, perché da sola consuma all'incirca il 70% di tutta l'acqua a disposizione. Fermo restando che non abbiamo ancora imparato a fare il trattore che fa piovere, fai piovere, fai piovere. No, non funziona. Il risparmio di risorse idriche che possiamo ottenere utilizzando le giuste macchine agricole è davvero importante. Cercheremo quindi di capire meglio oggi quali sono le macchine a disposizione ed in quali contesti utilizzarle. Non lo faremo da soli, lo faremo insieme al responsabile del servizio tecnico di Federuna Coma, ovvero l'ingegner Davide Miasini. Preparatevi perché in questa puntata sfateremo diversi miti e ci sarà anche una chicca finale. Ci sono due scuole di pensiero su come fare a lavorare il terreno per far sì che sia più rispondente alle esigenze di scarsità di acqua sostanzialmente. Dove il terreno è più arido e quindi si hanno già problemi legati alla scarsità di sostanza organica, le lavorazioni conservative danno un contributo anche al miglioramento dell'utilizzo della risorsa idrica. Le lavorazioni conservative si basano su tre pilastri, appunto. Aumento della sostanza organica, colture di copertura e rotazioni. L'aumento di sostanza organica fa sì che la coltura sia più resiliente quando è in scarsità di acqua. C'è meno acqua, la coltura può resistere un po' più a lungo. Gli altri aspetti, quindi aumento per esempio delle cover crops, quindi il terreno non è mai lasciato nudo, ma c'è sempre una coltura, anche non quella che voglio raccogliere, una coltura di copertura. In quel caso si riducono le perdite per evaporazione, che è uno dei fattori principali di utilizzo non efficiente della risorsa idrica. Un altro aspetto interessante dell'agricoltura conservativa, sempre con le cover crops, è che riducono il ruscellamento. Quindi quando, anche in questo caso, terreno in pendenza, piove, non voglio che l'acqua vada tutta sulla superficie del terreno e scorra verso gli scarichi. Dove la sostanza organica è già di buon livello, i principi dell'agricoltura conservativa non vanno sempre d'accordissimo con diciamo, la gestione della risorsa idrica. Per esempio, una lavorazione di aratura profonda, se è seguita da un buon quantitativo di piogge cadute, garantisce un aumento della quantità di acqua assorbita dal terreno, che è di 100 mm in più rispetto a un suolo non lavorato e 50 in più rispetto a un suolo con minima lavorazione. Diciamo così, si permette all'acqua di andare più in profondità e in più rispetto alla minima lavorazione si ha una scabrosità superficiale maggiore e questi due elementi aiutano proprio a tenere l'acqua lì dove cade, il terreno l'assorbe. Un altro aspetto che va tenuto in considerazione sono le lavorazioni successive, tutte quelle che mi ripristinano una zollosità superficiale. Questo ha due vantaggi. Il primo vantaggio è che tu, rompendo la zollosità superficiale, interrompi la risalita per capillarità e quindi fermi ancora una volta le perdite per evaporazione. Okay. Un altro aspetto, sempre sulle lavorazioni superficiali, terreni argillosi, si formano delle crepe molto profonde. Queste aumentano fino al 30% i fenomeni di evaporazione e facendo invece una superficie continua sopra a questo strato crepato, si arresta il fenomeno e si contribuisce a tenere l'umidità dove deve stare. Ebbene sì, mito numero uno sfatato. Le minime lavorazioni non sono la panacea di tutti i mali. Di base, però, ci sono due o tre spunti abbastanza generali che ci possiamo portare a casa per fare meglio le, diciamo, prime lavorazioni. Limitare il più possibile le perdite per evaporazione, limitare il più possibile il ruscellamento superficiale e, ove possibile, utilizzare cover crops per mantenere umido il terreno. Passiamo ora alle macchine per l'irrigazione. Irrigazione per scorrimento e per sommersione. Queste sono tecniche utilizzate solo in alcune zone d'Italia, tipicamente dove c'è tanta disponibilità d'acqua a basso costo. La stessa viene convogliata nel campo per inondarlo completamente. Nel caso della sommersione, poi, l'acqua ristagna nel campo ancora più a lungo. Per questo tipo di irrigazione, le macchine utilizzate sono quasi esclusivamente pompe di vario tipo. Irrigazione per aspersione con impianti mobili.
Irrigazione per aspersione o a pioggia è tra le più utilizzate per le colture da campo aperto. Comprende l'utilizzo di impianti di irrigazione a naspo, conosciuti anche come rotoloni, a cui possiamo successivamente collegare uno sprinkler, ovvero un irrigatore singolo che spara acqua fino anche a 20 metri di distanza, o un'ala piovana, una macchina semovente o collegata al trattore che trasferisce l'acqua uniformemente su tutta la lunghezza dell'ala. Abbiamo poi impianti pivot, ranger e ippodromo, impianti che condividono la stessa tecnologia operativa, ovvero quella di una lunga tubazione mobile sospesa, organizzata in campate e sorretta da torri mobili su ruote, ma che sono chiamati in modo differente perché, come si vede nell'immagine, avanzano con una geometria differente sul campo. Nella parte terminale, dove avviene l'aspersione, possono essere collegati ugelli di vario tipo, anche tarati per micro irrigazione. L'aspersione può essere effettuata anche con impianti fissi, tipicamente utilizzati per parchi, prati, campi sportivi, vivai, ma anche colture vere e proprie. Arriviamo infine alla microirrigazione. La microirrigazione viene utilizzata prevalentemente su colture specializzate. È così definita in funzione della portata di acqua rilasciata, che oscilla tra gli 0,6 e i 300 litri ora. C'è quella a goccia, c'è quella per aspersione, ovvero da ogni singolo ugello esce una piccola pioggia molto localizzata. Ci sono poi impianti sottosuperficiali di sub-irrigazione, ovvero impianti installati direttamente sotto il livello del terreno. E qui arriviamo al mito da sfatare numero 2. Allora, chiaramente nell'immaginario di tutti l'irrigazione a goccia usa meno acqua rispetto al mega impianto rotolone gigantesco che spruzza per 15 metri. Questo può essere vero se la gestione del tipo di impianto a rotolone o comunque ad aspersione ampia, lunga, gittata, non è fatta bene, ma se è fatta bene le efficienze sono comparabili. Sfatiamo un mito: l'irrigazione a goccia, ok, le altri tipi anche ok se sono fatti bene. Ok. Tutto questo è importante perché sia con l'aspersione che con l'irrigazione a goccia servono dati e servono piani di irrigazione puntuali, diversificati e basati proprio, ripeto, su effettivo stato di necessità idrica della pianta. Quindi cosa vuol dire? Tutto il mondo dell'irrigazione per aspersione adesso sta facendo l'irrigazione di precisione con le mappe di controllo differenziato. Questa è la prima cosa. Per avere le informazioni occorre avere i sensori. Addirittura sono in sperimentazione dei sensori che misurano l'effettivo grado di presenza di acqua all'interno della singola pianta di pomodoro, per esempio. Sensore sulla singola pianta, oppure comunque sensore di umidità del terreno. E poi, di conseguenza, alimentazioni elettriche per le pompe, per le valvole, per le macchine, perché l'elettricità ci dà la possibilità di automatizzare in modo più preciso. Con altre soluzioni, vedi, pompe azionate da motori diesel sarebbe un po' più complicato. Georeferenziazione, mappe satellitari, devo sapere esattamente la posizione della macchina rispetto al campo in qualunque momento. Quello che quindi fa la differenza è l'utilizzo di una macchina moderna e appunto tecnologicamente più avanzata rispetto all'utilizzo di una macchina basilare e sostanzialmente più povera e datata. Specialmente in passato il parametro fondamentale che si prendeva in considerazione, specialmente per le aziende piccole tipiche italiane, era il costo, quindi abbiamo macchine basic e vecchie, non proprio la condizione ideale. Va rivisto l'approccio, ecco, se prima si davano per scontate le possibilità di prelievo, adesso bisogna partire con altri presupposti e quindi avere soluzioni adeguate a questo contesto diverso. Rivedere l'approccio, non dare per scontata la risorsa idrica. Con questo messaggio, come vi avevo promesso, vi lascio alla chicca finale. Infatti, come potete vedere, io ho in mano un trattore con su scritto I love EIMA. Dal 9 al 13 del prossimo novembre ci sarà EIMA International, la fiera per eccellenza delle macchine agricole. Ed anche in questa occasione, come già da qualche edizione a questa parte, ci sarà EIMA Hydrotech. Troverete tutto il meglio assoluto mondiale di costruttori italiani ed internazionali per quanto riguarda le macchine per l'irrigazione. Quindi toccherete con mano tutto quello di cui abbiamo parlato in questo piccolo video. Non ci saranno chiaramente solo macchine per l'irrigazione, ci saranno tutte le macchine immaginabili da utilizzare in agricoltura, per cui in generale vi straconsigliamo di venire a trovarci. Vi aspettiamo, ciao!